Ciao, oggi ti porto nella Bassa Padovana, una zona di confine tra Padova e Rovigo, quindi una zona molto molto umida. Per farti vedere un cantiere dove è stata installata una pompa di calore da 90 kW. 90 kW perché andiamo a riscaldare e a raffrescare 600 metri quadri di uffici, disposti su tre piani. Con l'occasione incontrerai Mauro, che è un nostro partner, un installatore che lavora da diversi anni in maniera molto professionale. Anche in questo caso è stata installata una pompa di calore professionale, quindi che sarà collegata in remoto per controllarne la funzionalità, ma soprattutto i consumi elettrici. Per un installatore ci sono tre momenti che ti cambiano la vita. In ordine di importanza è l'arrivo di un figlio, il matrimonio e la possibilità di controllare da remoto le installazioni che vengono fatte. Questo è un vantaggio enorme perché per fare assistenza e per controllare e tarare le temperature e controllare i consumi non serve che prendi il furgone per andare in cantiere, ma semplicemente ti colleghi dall'ufficio. Allora dai, andiamo in cantiere che ti presento Mauro. Ciao, bentornato. Io sono qui allora a dare vita a questo nuovo impianto dove c'è installata una pompa di calore professionale e lo vedi dalle dimensioni, più di 1400 kg di macchina e una pompa di calore da 90 kW con due compressori Copeland, quindi americani. E l'altro motivo per cui puoi capire che è professionale è che una pompa di calore del genere ha un COP 4 con 2 gradi esterni, cosa veramente difficile da trovare in qualsiasi altra pompa di calore di questa dimensione. Allora adesso ti faccio raccontare da Mauro come ha realizzato l'impianto, cosa c'era prima e cosa c'è adesso. Sono Mauro Perdon da Conselve. È un impianto di 900 metri quadri di uffici dove c'era esistente in pratica una caldaia da 105 kW più un'altra caldaietta da 25. E abbiamo eliminato un po' tutto per passare solo alla pompa di calore. Abbiamo scelto di installare una pompa di calore performante per poter essere tranquilli ed eliminare in pratica il gas e passare tutto a elettrico. Sono già fiducioso visto come è andata sia la parte installativa che adesso l'accensione di questa macchina. Ci sono attualmente 600 metri quadri di uffici e più altri 300 metri quadri di uffici che sono in ampliamento e la scaldiamo con questa pompa di calore da 90 kW eliminando in pratica la caldaia esistente che c'era installata prima e oltretutto ce n'erano addirittura due caldaie. È stato eliminato tutto per fare solo il riscaldamento e il condizionamento con la pompa di calore. Il puffer che vedete a mia spalla in pratica verrà completamente isolato anche dalla parte delle tubazioni, verranno tutte isolate per disperdere il meno possibile. Non sono isolati attualmente solo per vedere che non ci siano perdite o quant'altro o problematiche di sorta.